Analizziamo meccanicamente che cos'è. Cosa c'è dietro la meccanica di questo movimento? Tra i tanti modi in cui io stesso ho tanti dei miei allievi, tante persone che ho visto suonare, che sono venute a lezione da me, o musicisti che vedo, batteristi che vedo suonare a volte ai concerti, suonano il piatto, ci sono varie possibilità. Per esempio, questa è una. Piuttosto che... e tanti altri modi. Ora, ho parlato nella lezione sul traditional grip dei release degli squeeze. Quindi, per esempio, c'è l'esercizio da fare in French grip che funziona così. Metto il metronomo. Più lento, più lento. Mettiamolo lentissimo. 50 e il quarto. 2, 3, 4. Allora, meccanicamente cosa sto facendo? Sto facendo quello che si potrebbe chiamare un upstroke mauler in French grip. In French grip. E il modo più comodo e semplice per fare un upstroke mauler in French grip è rilasciare il pollice. Quindi non rilasciare il polso, cosa che si fa in German grip, ma rilasciare il pollice in modo tale che la bacchetta cade per effetto della gravità, perché il pollice la fa cadere. Quindi questi sono alcuni degli esercizi iniziali del sistema di Freddy Krueger. Se faccio questa cosa sul piatto, naturalmente accentando il 2 e il 4, in questo caso sì. Qualcuno di voi potrebbe aver visto, o molti di voi, o tutti voi, potrebbero aver visto questo vecchio video del 2000 dove Dave Wacker racconta che studiando con Freddy Krueger gli aveva fatto fare un movimento... dove nel suonare lo swing faceva cadere la bacchetta in avanti, che appunto sarebbe l'upstroke in French grip o un release del pollice, thumb release. E Dave dice, Gruber mi ha fatto fare questa cosa perché in questo modo percepisco lo spazio che c'è in quel momento di stasi, quindi invece che star fermo c'è questo respiro, che tra le altre cose è questo respiro qua. Quindi nel caso del piatto non c'è il suono come col Charleston, ma tu muovi lo stesso spazio. Infatti un'espressione molto intelligente che Dave usa è suona lo spazio. Questo perché? Perché muovendo quello spazio, avendo un'idea coreografica, c'è più feel. Ricordo una citazione, forse era Freddy Krueger, non mi ricordo, che citava il modo di suonare il contrabbasso, che non è questo, ma di suonare i quarti facendo un cerchio, quindi sì, coprendo lo spazio. Certo, dun, certo. Dun. Non è tu, assolutamente, ma abbracciando l'aria, che in realtà lo spazio dice, che l'aria, colpi. L'aria è musica, cioè assolutamente è l'insieme. Moltissimi dicono, sono anni, già 30 anni fa sentì Peter Erskine che diceva la cosa più importante è lo spazio tra le note, ma questo lo dicono in tantissimi, lo dicevano anche vecchi compositori classici. In questo caso però, per noi batteristi, lo spazio tra le note, se viene esplicitato, funziona molto meglio che semplicemente pensarlo. Certo, assolutamente certo. Sì, perché come dice Dave, il time da diventare un processo elaborato nella mente diventa un processo fisico, organico, quindi molto più naturale. Ora, questo tipo di azione, come tu correttamente hai notato, viene enfatizzato il 2 e il 4 ed è un tipo di time che funziona bene in particolare se si suonando tipo lo shuffle, perché c'è l'enfasi del 2 e il 4. E ti dà il backbeat. Bravissimo, ti dà il backbeat. Ma non è il pendulum time di Kenny Clarke, manca un pezzo.
nel senso che il pendolo oscilla da due lati. In questo modo è come se noi ci fermassimo, facessimo solo questo movimento. Okay. Per avere un pendolo completo, un pendolo on time completo, devo non fermarmi sulla superficie, quindi in questo caso il piatto, ma proseguire il movimento. Quindi che succede? Faccio questo. Quindi non mi fermo sul 4, squeezando la bacchetta, ma lascio la bacchetta a proseguire l'azione. La bacchetta cosa fa? Va sotto la superficie e diventa un vero e proprio pendolo, cioè un moto perpetuo. Ok, facciamola a tempo. Metto il metronomo a 70. 3, 4. Quindi, prima che vado avanti, voglio spiegare delle cose. Questo esercizio, che inizialmente si può fare sul pad e poi va riportato sul piatto, è un esercizio che io ho fatto per mesi e mesi a tutte le velocità per sentire il respiro del pendolo. Quindi a questa velocità lo spazio, perché diventasse una danza. E naturalmente, poi, una volta che hai acquisito questo tipo di cose, questo tipo di concetto, di spazio, di sensazione... Quindi diventi padrone dello spazio. Bravissimo, giusto? Diventi padrone dello lo spazio. Lo puoi gestire. Attraverso il movimento, okay. Come una danza. Non dimentichiamoci che Freddy Gruber, Steve Gadd, Buddy Rich, e molti ballerini di loro, erano ballerini di tap. Certo. Quindi sono tecniche della danza. Certo. E danza con le bacchette in mano, sostanzialmente. Naturalmente il problema numero due qual è? Che nel momento in cui, e questo con gli allievi mi capita quotidianamente, inizio a suonare e a fare le variazioni che si fanno con cassa rullante e o Charleston, questo torna a essere rigido. Quindi dobbiamo abituarci a mantenere questa orbita costante. Faccio una velocità maggiore. 92, 2, 3, 4. Inizialmente... Ora, al di là di quello che stavo suonando, questo spazio rimaneva costante perché è un respiro che tu percepisci. Diventa un respiro, letteralmente. Quindi proviamolo. Il primo step è memorizzare, cercare di diventare padroni dello spazio per poi essere liberi di inserire altri abbellimenti. Tasso. Vediamo una velocità maggiore. Ora, questo era 150 alla metà, su 2 su 4, quindi 300. Cominciamo ad andare nella sfera dei fast. Vediamo questo movimento come cambia accelerando. Quindi accelererò gradatamente. Pendolo. Questa velocità cambia perché va all'interno della mano, non ho più tempo di fare un release dal pollice e diventa. Ma la cosa importante che voglio far notare è che devo imparare a non bloccare la bacchetta quando arrivo contro il piatto. Non voglio fare questo perché si chiude lo spazio da così. Ora cambia totalmente, anche perché, questa è una di quelle cose che io chiamo l'inversione del paradigma, il peso invece che andare sulla punta della bacchetta sta dietro. Se voi vedete le foto dei vecchi batteristi, per esempio Blackie, avevano questo tipo di postura.
non questo. Oggi si tende a suonare molto davanti sulla punta. Sono tantissimi esempi di questo, uno dai tanti, ne cito due, Billy Higgins e Ben Reilly, non John Reilly, non Gene Reilly, Ben Reilly, il batterista di Monk. Ok, quindi, non questo, o meglio, non che quello sia sbagliato, ma sono due pronunce molto diverse. E la gran parte dei batteristi italiani suonano in avanti. Questo porta che per certe cose funziona bene, nello swing tradizionale funziona male, e questo era anche quando il mio problema. Funziona bene? Funziona bene se stai suonando, è un discorso un po' lungo, però cercherò di essere più chiaro e magari di espandere. Ci sono due tipi di time nello swing, il beat in quattro quarti e il beat in due metà. Se noi suoniamo swing e bebop o big band, è in quattro quarti, quindi tu suoni. Ma non è quello che fanno batteristi come Roy Haynes o Jack DeJohnette o Elvin o molti dei batteristi più moderni. Questi batteristi suonano in due. Non vuol dire che suonano sempre in due, ma il loro fill è in due. Quindi la differenza, cioè, il modo migliore di farlo capire suonando. Ora suono in quattro quarti e poi suono in due. Ok. Fammi trovare una velocità, così lo faccio con un beat nitido. Un po' più veloce, meglio. Ok, in quattro quarti. One, two, one. Il metronome è sul 2 sul 4. One, two, one, two, three, four. Togliessi il metronomo sotto, probabilmente sembrerebbe che sto suonando fuori o chissà dove sto suonando. In realtà sto suonando a metronomo. Tutto ciò che io faccio in studio è sempre sul click. Nel senso, io mi esercito. È una questione di rilassare il timing, di pensare diversamente. Questa cosa, per fortuna me l'ha spiegata tanti anni fa, me l'ha insegnata Bob Moses. Una parte del jazz in quattro quarti, una parte del jazz in due metà. Quindi se parliamo di big band, quattro quarti. Assolutamente, non puoi fare se altro. Se parliamo di, non so, jazz, trio o comunque in altre situazioni più... Ti dico una cosa, per meno molti... meno tradizionali si parla di due. Per molti, esattamente, sicuramente sì. Per molti lo stile di DeJohnette è quasi incomprensibile. Per me è molto semplice da capire perché lo ascolto in due. Se si ascolta in quattro quarti, Roy Haynes o Jack DeJohnette, quei batteristi così, non capisci niente, perché non è così che suonano. Perché sembra appunto, come dicevi tu, che sono fuori. Pensa a questo. Funk. One, two, three, four, one. A, E, K, senti. Faccio la stessa cosa, ma metto la mano sul piatto. Senti, 1, 2, 3, 4. È già molto verso quello stile. Cosa devo togliere? Uno, un po' di volume. Due, devo togliere il backbeat costante. Ma continuando a pensare funk, dopo lo farò negli esempi quando suonerò con Caterina Crocitti a basso, farò un esempio di questo tipo. K
Ok, ti faccio sentire una transizione da funk a jazz in pochissimi passaggi. Non è 1 2 3 4, è perché ti costringe a stringere. Gran parte dei batteristi suonano in 4/4. È un semplice shift concettuale che ti stravolge il modo. Ora ci sono quelli che suonano solo in 4/4, ci sono quelli che suonano solo in 2 e ovviamente fanno fatica a suonare in 4/4. Quindi devi allenare il cervello ad essere una sorta di mantice della fisarmonica. Abbiamo parlato di resilienza all'inizio. Ha tutto a che vedere con la resilienza. Cavolo. E con le informazioni. Certo. Ci tengo a dire una cosa, per chi mi conosce sa che ho studiato con tantissime persone, con alcuni dei più grandi, ho suonato con tanti dei più grandi musicisti del mondo, per mia fortuna è stato un privilegio. Però quello che voglio dire è la conoscenza di qualità ci rende liberi di esprimerci. Se ci sentiamo frustrati, non riusciamo, abbiamo dei problemi, sentiamo che la nostra tecnica non funziona, il nostro fraseggio non funziona, è sempre per una mancanza di conoscenza. Non dobbiamo dimenticare che spesso ci confrontiamo con dei grandi musicisti americani, in particolare afroamericani nel jazz, che hanno tutto un altro tipo di cultura, quindi per loro certe cose sono scontate. Come dico sempre, se vai da una signora anziana che abita sui Colli Romani e gli chiedi come si fa la matriciana, perché lei la fa da Dio, te lo potrà anche spiegare, ma manca quel vissuto, manca quella visione della vita, dove questa persona per 80 anni ha vissuto a Frascati o a Montecompatri e ha mangiato sempre la matriciana e la gricia e la carbonara, no? Okay. Certo. Quindi noi dobbiamo colmare una distanza, ma questa è colmabile grazie alla conoscenza. Non a caso, e lo dico con la massima umiltà possibile, molto spesso suonando con i grandi nomi americani ho avuto dei grandissimi consensi perché non si aspettavano un certo tipo di pronuncia da un italiano. Però come l'ho conseguita io, la posso conseguire tutti. Il problema è avere l'umiltà di studiare, l'umiltà di riconoscere i propri limiti, che è sempre stato il mio segreto. Come faccio a sapere tutte le cose che so? Perché non ho mai creduto di sapere tutto, o di sapere troppo, o di sapere abbastanza, ma ho sempre pensato di non sapere una minchia. E quindi di questo passo un po' alla volta imparo qualcosa in più. Interessantissimo, veramente. Ora, domande, hai delle domande? No, ci tenevo a quello che ho appena detto del discorso della fisarmonica, quindi di cercare di aprire, chiudere il cervello in base allo stile musicale. Quindi se sei in big band lo devi pensare in un modo, se sei in un altro contesto... In questo caso tendi a suonare più in avanti. Più in avanti. Adesso, a meno che tu non abbia altre domande, vorrei, per non fare questa cosa troppo lunga, parlare di vari modi. Sì, poi hai iniziato sì, per vari modi di suonare. Era la premessa per arrivare a quanti altri modi ci sono per poter... Ricordo nel famoso libro Jim Chapin, sì, che la maggior parte degli esercizi è scritto ottavo puntato sedicesimo. Sì, quella è una possibilità. Allora, mettiamola quindi... così, i modi di suonare il piatto sono riconducibili ai grandi caposcuola. Ok. Kenny Clark, Philly Joe, Max Roach appartengono a una scuola similare. Poi c'è Tony Williams con Jimmy Cobb, poi c'è Elvin con Adam Nussbaum e Dejonette, eccetera, eccetera, eccetera. Art Blakey è un po' una categoria a sé. Quindi cercherò di descrivere di nuovo il pendulum time, cercherò di descrivere nella mia interpretazione Art Blakey, Jimmy Cobb, Jack DeJohnette, Elvin e Tony Williams. Ok. Altro ci sarebbe, ma diciamo che c'è sufficiente roba e poi parlerò, anzi adesso farò questo, dei tempi estremamente lenti e dei tempi estremamente veloci. Allora, tempo lento, fatemi trovare una velocità. Ok, questo è 34 la metà, quindi 68 il quarto.
potrei andare ancora più lento, ma ci accontentiamo di questo per adesso. Quindi parliamo di una ballad? Non vista come ballad, proprio come swing proprio lento. Come swing lento. Okay. Mettiamo che stessi suonando un lento nello stile di Elvin Jones. Okay. Quindi in quartetto, in trio, in quintetto, suonerei così, verosimilmente. 1, 2, 3, 4... in terzine, e il linguaggio del corpo è molto ampio perché sto suonando tutti gli spazi. Questo tiene il beat molto largo, ma non ha molta spinta ed è decisamente largo. Questo non funzionerebbe con una big band. Spesso quando si parla di tempo lento si cita il brano Lil Darling dell'orchestra di Count Basie. Pa-ya, pa, pa. Ba, ba, ba. Rallentiamo, facciamoci del male. Questo è 30, quindi 60. 1, 2, 3, 4. Quindi prima cosa sentire lo spazio, abituarsi allo spazio. Ba-ya. Se io stessi suonando, come mi è capitato più volte, questo brano con la big band e suonassi nel modo precedente, quindi 1, 2, 3. Eccetera, eccetera, suonassi così largo si rallenterebbe. Quindi il problema per le velocità estreme è avere drive nel lentissimo e avere relax nel velocissimo. Partiamo dal primo esempio. Come avere drive nel lentissimo? E stiamo parlando dei big band, quindi 4/4, non si può suonare open, quel discorso che facevamo prima. Un movimento estremamente efficace che ho imparato dal batterista americano Ed Sof è un movimento che funziona così. No, prima lo spiego. Praticamente lui, e non è l'unico che parla di questo discorso, parla del opening the door knob, cioè aprire la maniglia della porta, cioè un movimento circolare. Attraverso questo movimento, con la bacchetta abbastanza saldamente tenuta, perché non può essere troppo libera a questa velocità così lenta, deve essere più controllata. Più è lento e più ci vuole controllo, più è veloce e meno ci vuole controllo, o meglio ci vuole più rilassatezza, più un altro tipo di controllo. Io suddivido lo spazio in terzine, il movimento in terzine, come? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Metto il metronomo in quarti così ancora si sente bene come cade sulla pulsazione. Quindi metronomo a 60. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bravo. 3, 3, 3. Rotazione. Sì, sì, puoi pensare anche come ottavi swingati. Sì, la terza. 2, ancora una volta. 4, 3. Per avere lo swing, fai questo. Nel salire apro le dita e ottengo l'ottavo. Quindi diventa. We'll be right back.
Ora, un'altra cosa che ci tengo a dire per tutti i movimenti che spiegherò: inizialmente i movimenti devono essere molto espliciti e letterali, poi non sono necessariamente così ampi o così ovvi, perché acquisisci quello spacing. Può anche essere, può anche cambiare il movimento, però questi movimenti servono a percepire lo spazio corretto. Difatti funziona in un altro modo, assolutamente. Non a caso, e ancora una volta parlo con grande umiltà, spesso mi è capitato di suonare queste cose e i bassisti mi dicevano: cacchio, sei l'unico con cui si può fare un brano di questo tipo. Ma non è perché sono più elegante degli altri. No, oggi seriamente, sì. Oggi sì. Devo dire sì. La mia fidanzata mi ha vestito a suo gusto. Ma perché ho delle conoscenze in più? Proprio perché, riallacciandomi a quanto dicevo prima, non ho mai pensato di saper tutto. E quindi nel momento in cui percepisci che qualcosa non funziona, cerchi una soluzione. Prima o poi si trova, c'è sempre una soluzione. Quindi, ancora una volta, 3, 4... il clip e fa sentire che la pulsazione è comunque evidente, cosa diversa rispetto a è la stessa velocità, ma non funzionerebbe in orchestra, così come quell'altro atteggiamento non funzionerebbe se si suonando musica coltraniana o qualcosa di questo tipo. Ok, andiamo adesso ai super veloci e poi passeremo ai vari modi di suonare il tempo. Ok, dunque mettiamo il metronomo a 100. Partiamo dal fatto che questi sono quarti. Ok. Ora suono al doppio della velocità, quindi suono a 200 e il metronomo lo uso sul 2 sul 4. 1, 2, 3, 4. Capiamo cosa faccio adesso. Ora sto usando al doppio, quindi 400. Ma il metronomo cosa mi dava? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quello che mi dà il metronomo è il 3, ma realmente, come lo penso io, il metronomo mi dà la metà della metà. È come se suonassi a 200, a 1, 2, 3, 4, andassi double time. Questo perché? Perché così come è difficile avere drive nei lenti, è molto difficile essere rilassati nei fast. Chi mi conosce sa che i fast sono uno dei miei punti di forza, e quindi ho tanti allievi anche tra i professionisti che mi chiedono come suonare i fast. Regolarmente, quando faccio suonare qualcuno su un brano fast, lo so già, ma per dimostrargli glielo faccio fare, il problema è sempre nell'orecchio, non è mai nella mano. Perché la mano, anche se fai in qualche modo, te la cavi. E l'orecchio, perché pensiamo in quattro quarti, è impossibile andare a tempo con relax, quantomeno, e pensare tu. Perché non è per poter far sì che la musica sia danzabile, la musica deve essere danzabile, nessuno danza tu a quella velocità, ma questa è un qualcosa che puoi respirare facilmente. Quindi il problema, casomai, può essere la mano, ma la mano è un problema che si risolve facilmente, adesso ne parlo, però torniamo qua. Ma vogliamo esagerare? Su grande richiesta, gentile richiesta, andiamo a 440. 1, 2, 1, 2. Ok, adesso farò una cosa che fa ridere
e sembrerà supponente, ma in realtà è solo per dimostrare che il problema non è la mano. Ti dimostrerò quanta fatica faccio. Quanto è un trico. Che andavo a tempo per i più scettici. Quindi, nella tecnicamente okay. Usavi il throw and catch, bravissimo, ma secondo me anche lì, come hai detto tu, la mano, oddio, arrivare a questa velocità non è assolutamente da tutti è semplice, però secondo me la cosa più importante è quella che hai detto tu. La cosa più importante è come ascoltiamo nel momento in cui noi percettiamo così lento. Allora, i quarti a 440 sarebbero, se penso a metà è ancora troppo veloce, ma se penso i valori cambiano, perché gli ottavi, i quarti diventano ottavi, gli ottavi diventano sedicesimi. Quindi se io suono sedicesimi a questa velocità, questa velocità, qualunque batterista che fa la professione può suonare a questa velocità attraverso i doppi e didos. Ma se pensi quanto tifo, immediatamente vai, ti irrigidisci e ti ribatti subito, perché è troppo veloce. Certo. Quindi abituarsi a suonare la metà della metà. Naturalmente nel periodo della mia formazione ho suonato per ore, giorni, settimane, mesi, anni, fast, tutti i giorni, finché ho risolto totalmente il problema e i fast non rappresentano un problema. Ci vuole esercizio. Però in questo modo si ottiene il risultato e si può arrivare a suonare fino a oltre 400, che chiaramente sono velocità assurde. Ma questo è un discorso di ridondanza. Io mi sono detto da ragazzo, se io riesco a suonare a 400, 450, come mi allenavo all'epoca, e devo suonare a 320, la mia mano manco se ne accorge. Certo. Ovviamente lavoro, però cosa vuol dire? Che se... All'epoca, una delle ragioni per le quali mi chiamavano in tanti a suonare, perché sapevano che se dovevano staccare un fast erano al sicuro. Certo. Perché non è questione di relax. Ora, la meccanica è, come dicevi tu giustamente, il throw and catch. L'esercizio è abituarsi, un esercizio che ho imparato da Bruce Baker, che è un esercizio gruberiano, imparare a cadere con la bacchetta e lasciare che la bacchetta ti muova le dita. Quindi questo è un movimento passivo, non sono io che sto muovendo le dita, come ho già detto in altre occasioni. Ma è la bacchetta che mi muove le dita, quindi il movimento è una sorta di apertura e chiusura. No. L'apertura permette di avere i colpi larghi, non... Quindi definito. E naturalmente esercizio quotidiano. Ora, se non hai altre domande, vediamo. No, fammi trovare una velocità che può funzionare. Ok, quarti. Modo 1, prendo sulla punta. Modo 2. Nel modo 1 io spingo sulla punta, ho molto attacco, ma ho meno spazio, meno respiro. Infatti sembra Nel modo 2 il peso va dietro, il mio tocco è più leggero perché non picchio sulla punta. Quindi c'è più aria. C'è più aria perché l'aria è esplicitata dal movimento. C'è un po' meno attacco. E se volessi più attacco, naturalmente posso suonare, tornare a far quello. Ma in realtà c'è un altro modo ancora che unisce, che mi dà lo spazio all'attacco. Lo squeeze interno, e questa è una cosa che mi fece vedere Mike Clark, e a lui, e questo mi piace raccontarlo, a lui fu insegnata niente di meno che da Sam Woodyard, il batterista di Ellington. Uh-huh. E Mike parla di questa cosa anche in alcuni video, ma lo feci durante un nostro incontro privato, me lo fece vedere. Lui mi disse che le parole di Mike furono
Sam Wooder mi ha detto di pensare di danzare sul beat, là, no, la pulsazione, e di compiere un movimento circolare, ritorna il movimento dell'apertura della porta di Heads Off, attraverso uno squeeze del dito mignolo, perché se noi squeezeiamo dal dito mignolo piuttosto che dall'indice o dal medio, la bacchetta è molto libera e quindi risuona di più piuttosto che fare questo. Quindi ok, così, modo 1, modo 2, così suona De Genetta ad esempio, modo 3. Quindi ha più attacco, ma tutto quello spazio è più graffiante. Mi diceva Mike che appunto Sam Woodyard gli disse: pensa di graffiare il suono. E lui, così come ho fatto io, mi disse, quando all'epoca Sam Woodyard mi insegnò questa cosa, mi mise in casa e facevo movimenti molto, molto enfatici, per poi abituarmi a ridurre il movimento. Quindi all'inizio, che ci sia molta enfasi o se i miei movimenti appaiono particolarmente enfatici, è perché inizialmente bisogna fare tutto il movimento come quando si va in palestra, non si può fare un pezzo di movimento. Poi ognuno trova la propria misura, quindi questo è importante. Qua non si parla del il movimento che ti risolve il problema, ma il concetto che si esplice attraverso un'azione, un tipo di respiro che ti fa sentire quello spazio. È molto diverso, non esiste il movimento che risolve i problemi. Certo. Non è fai così e hai vinto il mondo, non funziona così, perché poi c'è la musica, naturalmente tutto questo è da rapportare alla musica, alla band, alla pulsazione. A quarter note is a quarter note, si torna lì. Ok, adesso vediamo alcuni esempi di pendolo. C'è il pendolo verticale, che è il pendolo letterale. E come ho detto prima, è il modo di suonare il piatto di Kenny Clark, Billy Joe Jones e Bowler. Notiamo che il backbeat del Charleston è leggerantissimo. Questo è un altro segreto. Se io tolgo il Charleston dalla cassa, il piatto ha meno drive. Loro spingevano molto qua per raggiungere il drive. Non spingevano sul piatto. E qua si crea il drive. Qua è molto aperto lo spazio. Che è il contrario di questo. Qua si spinge qui. Parla di più il tempo e allarga il movimento verso destra. Il quarto è sempre lì. Questo tipo di orbita possiamo notare che passo attraverso due posizioni, dal French vado al German grip. Cado downstroke in French grip, upstroke in German. Questo in modo naturale, senza cercare di cambiare niente, allarga lo spazio tra i colpi per avere quel tipo di pronuncia. Quindi la pronuncia verticale, più flat, e la pronuncia circolare. Quando sento alcuni giovani che nel tentativo di imitare il Vin Jones fanno cose di questo tipo. Basta guardare qualsiasi video che suona il Vin Jones, non gli vedrai mai fare questo. La bacchetta è sempre in movimento. Anche nei veloci. Curiosamente, quando tolgo il ciale, sono perso il drive. Perché questo aggiunge. Questa è una cosa molto interessante. Quindi questo morde. Morde il beat, non mordi da qua necessariamente. Ok, Jimmy Cobb. Jimmy Cobb suona molto spingendo sui quarti, ma con un sacco di aria. Anni fa lo imitavo così. Finché, imparando cose nuove, capendo cose nuove, ascoltando, io sentivo che Jimmy Cobb aveva un'altra aria. Quindi più che questo, il suo beat, cioè
spingendolo su quello spazio con uno squeeze dal mignolo. Lo squeeze dal mignolo gli dà attacco. Vabbè, quando suona alle velocità medio veloci. Se tolgo lo squeeze suona troppo legato per quello stile. Questo è più vecchionetto. Queste considerazioni mi sono costate 40 anni di pensarci, non è che le ho fatte dal giorno alla notte, ok? Qua le sto dicendo in pochi minuti, e molti probabilmente magari non saranno d'accordo e diranno ma no, ma cos'è, piazza sono solo un modo, certo, ma non è così. No, è impressionante quanto senti dal di fuori, perché chiaramente sono all'esterno, senti delle varianti pazzesche, come se fosse veramente un'altra roba. Totalmente. Mi viene però una domanda da porti. Non avevi di meglio da fare nella vita? La PlayStation. No, la domanda è questa, che è molto curiosa, mi è venuta in mente così adesso. Ma allora, tu ci hai messo 40 anni perché hai analizzato, tu, molti altri sono esperti di questa cosa, tu in Italia mi sa che sei uno dei pochissimi ad avere tutta questa conoscenza, ma i vecchi, per esempio Elvin Jones, com'è venuto fuori? Bravo. Cioè, come ha tirato fuori il suo modo? Perché adesso tu stai analizzando e dicendo, questo suonava in quel modo, Elvin Jones in un altro, Max Roach in un altro, questo... Ma loro, secondo te, visto che sono, insomma, di una certa età ormai, Elvin Jones non c'è più come tanti altri, ma come hanno fatto a sviluppare, secondo te? Ottima domanda, e io chiaramente posso solo supporre, perché certo, non ero lì quando è successo, però io, a parte gli studi di batteria e tutte le cose, ma ho avuto modo di suonare con tanti musicisti che hanno suonato con loro, certo, e chiaramente certo, ho chiesto tante cose per capire. Ho suonato con Lipman, che ha suonato con Elvin Jones, con Pat LaBarbera, che ha suonato con Elvin Jones, con Sonny Fortune, che ha suonato con Elvin Jones, con Gerald Kenyon, che ha suonato con Elvin Jones, e altri. Quindi, piuttosto che musicisti che hanno suonato con Buddy Rich, piuttosto che musicisti che hanno suonato con Tony Williams, eccetera, eccetera, e chiedevo cos'era, cosa ti dava, qual era il suono, qual era il feel, com'era il suo tempo, eccetera, 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 di cosa parlava. E quindi ho un po' di informazioni le ho riguardo come dire, il modus operandi di queste persone. Per quanto riguarda Elvin, la cosa che mi viene da dire è questa. Ti faccio un racconto. Dave Lipman, musicista americano, jazzista, del periodo storico in cui jazz era importante, e quindi capacissimo. Sai che ci sono vari slang nelle lingue, no? Come a Milano, ciao raga, tutto rego, bella lì, no? Piuttosto che anche tra i jazzisti americani ci sono dei modi di dire. I musicisti si dicono cats, you're burning, motherfucker, that's great. Quindi lui chiaramente è uno che conosce quel modo di parlare, quello slang. Mi raccontò che negli anni 70 si trovò a suonare per una settimana al Village Vanguard in trio con Elvin e Jimmy Garrison, cioè la ritmica di Coltrane, a parte non c'era McCoy Tyner. A parte che chiaramente fu un'esperienza entusiasmante, ma quello che mi colpì è che lui mi ha detto che quando parlavano tra di loro lui non capiva niente. Perché se tu vedi Elvin trascritto non è così complesso quello che suona rispetto a come suoniamo oggi, rispetto a se senti, non so, Chris Dave piuttosto che uno che fa gospel chops, sono certo, un sacco di certo. O Steve Smith quando suona indiano, certo, suona terzine e sedicesimi. L'unica cosa che fa è a volte suona le terzine a gruppi di 4 o le sedicesimi a gruppi di 6, cioè cose che cioè quando studiavi con Gary Chef erano là, neanche l'ABC erano là, però suonate da lui risultavano incomprensibili nonostante fossero assolutamente a tempo, eccetera eccetera. La mia risposta è che, e quindi risponde anche alla tua domanda, ogni popolo, uso la metafora del parlare, no? Io sono di Milano, però sono cresciuto con una famiglia siciliana e quindi non ho, cioè a casa mia non si parlava milanese, quindi non ho, cioè si sente che sono milanese, ovviamente ho l'accento milanese, ma non ho necessariamente i modi di dire tipici
di chi viene dalla cultura milanese, perché non è la mia cultura, vengo certo. dal sud. E quindi sono un milanese, come parlare, di livello basico, nel senso che non mi puoi confondere con un sardo o con un romano, però non enfatizzo molto questo aspetto, a meno che non debba farlo per gioco. Poi c'è il livello superiore, ci sono vari livelli superiori, sono i livelli del ragazzo che parla tipo, zio, ma che fa, ma sei fuori? Cioè quel modo di parlare, che ovviamente, cioè io mi sono sempre detto, non è che uno nasce e dice, bella zio, no? È un qualcosa che acquisisci perché hai un certo tipo di background. Certo. Poi c'è quello che dice, raga, tutto rego, eccetera, eccetera. Fino ad arrivare alla massima possibilità o espressività del milanese, che è quella del Cumenda. Sai quel famoso attore, non mi ricordo che si chiama, come si chiamava, che faceva il Cumenda, tac! No, sì, che sì. Sono di Milano, siamo mica qui a pettinare le bambole, no? Ok. Stessa cosa vale per tutti i dialetti. Non tutti i romani parlano, parlano in quel modo lì, eccetera, eccetera, eccetera. Elvin era al massimo livello della neritudine. Quindi proprio nero da... non certo quando il nero... Quando suonava faceva... È quello. E quando suonava, la sua terzina non suonava... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Oxford, like, we are like studying English. No. Sì, sì, sì. In senso positivo. E quindi per le nostre orecchie bianche, di bianchi, è quasi incomprensibile. Ma questa, cioè, quindi lui l'ha acquisita, secondo te... Culturale. Culturale. Non dimentichiamoci che Elvin era di una famiglia di grandi musicisti. Hank Jones, Ted Jones, c'era il fratello, che non mi ricordo come si chiamava di primo nome, che era un bassista, che è morto giovane. Ecco, questo era con la cultura. Il fratello di Elvin Jones, che a detta sua era il più grande talento della famiglia, suonava il contrabbasso, non mi ricordo il suo primo nome, comunque Jones di cognome, mm-hmm. è stato, per quello che ricordo, ucciso perché era un gangster. Quindi vuol dire, all'epoca i jazzisti facevano anche i gangster, avevano la pistola, facevano i magnacci, avevano le prostitute. Lo so perché me l'ha raccontato. Mm-hmm. Quindi era tutta un'altra cultura, c'era questa cosa del machismo. E quindi quella cosa, cioè Elvin era un risaiolo pazzesco, pur avendo un cuore dolce. Ci sono tanti aneddoti che mi sono stati raccontati, certo, che non voglio rendere pubblici per rispetto del gigante. Mm-hmm. Però insomma, era una bella teppa, e mica solo lui. Sappiamo certo. che Mingus sparava, cioè, ma vero, sì, avere la pistola era quasi un must in quegli anni, sì, sì. anni 50 per i neri. Quindi diciamo, noi oggi per diciamo mangiare un po' della loro cultura, l'unica strada che abbiamo è quella di analizzarli, come hai fatto tu. Analizzare innanzitutto ascoltare la musica. Non sai quanti certo. ragazzi vengono da me che vogliono suonare jazz e non sanno i brani, non sanno il repertorio, certo. conoscono due dischi, ed è se non partiamo dall'ascolto e dall'amore verso l'ascolto e dalla cura del dettaglio, purtroppo nel bene e nel male, oggi possiamo scaricare 2000 LP con la superfibra, un tempo te ne compravi una alla volta. La differenza qual è? Che oggi è a disposizione tutto, un tempo dove non avevi a disposizione tutto. Mi ricordo che si diceva, cacchio, mi sono sentito il disco, prima ho ascoltato solo il piano, poi ho ascoltato solo il basso, poi ho ascoltato solo la batteria, poi ho ascoltato solo la tromba. Entravi nella musica. Certo. Adesso non si entra, c'è troppa roba. Devo dire roba. Che questa cosa dell'ascolto ti fa, diciamo, ti rende abile nel cogliere quello che tu hai spiegato oggi. Questi dettagli che per uno che ascolta normalmente non li recepisce. Io stesso molto spesso... ascolto un brano suonato da uno o dall'altro, certo le cose basiche, cioè le recepisco, ma il dettaglio sicuramente no, perché il mio orecchio non è predisposto. Ma magari non è allenato, però non è allenato. Una cosa che ci tengo anche a dire, ad onor del vero, questo discorso potremmo farlo tale e quale per qualsiasi altro genere. Assolutamente. No, assolutamente. Allora, la vecchia cosa dove chi suona pop pensa che suonare jazz sia solo far cin cin gidin ed è facile, o chi suona jazz pensa che fare pop e fare zumpa zum zumpa ed è facile, è ovviamente una falsa credenza, è il discorso della volpe e l'uva, ma se tu prendi... zumpa, zumpa, il basic beat che tutti fanno. Cioè, se senti Ged, se senti Steve Jordan, se senti Wackles, se senti
chi vuoi tu, Jeff Porcaro, ci sono dei dettagli Dennis diversi, Chambers, totalmente diverso il portamento, totalmente diverso. E ci sono dei portamenti iconografici, cioè Elvin era un batterista iconografico, nel senso che aveva un modo specifico, Ged ha un modo specifico, se chiami Ged ti aspetti un certo tipo di appoggio. Certo. Poi ci sono i turnisti che sono duttili, ok, che fammi una roba alla Ged, fammi una cosa alla Jeff Porcaro, quelli sono più gli interpreti. Quindi quello che di cui io parlo è diventato... Ti è mai, scusami se ti interrompo, ti è mai stato chiesto di suonamelo alla Elvin, suonamelo alla... O, cioè, quando magari ero non adesso, chiaramente. Bravo, non adesso. Quando ero molto giovane e capitato. Suonavo con persone meno illuminate di quelle con cui suono oggi, perché è una cosa assurda, non puoi pensare. No. Cioè, il time deve nascere al momento, bisogna suonare il presente. Certo. Ma certo che da ragazzo... Ti è capitato. Assolutamente sì, non so, mi è capitato che mi fossi chiesto, mi è capitato che io lo facessi, cioè che io che quello che odio sentir fare e che insegno a non fare, ma ci sono passato anch'io. Io dico sempre, tutto ciò che insegno non viene dall'alto del mio sapere, ma dal basso del mio sapere, cioè avendo fatto tutti gli errori che si possono fare un po' alla volta, ho imparato come non farli. Quindi anch'io suonavo e spingevo la musica in una direzione, perché volevo fare, non pensavo alla musica, volevo pensare a essere anch'io come Tony Williams. È normale da ragazzi, d'altronde l'emulazione fa parte del... Voglio dire, nell'età evolutiva noi esseri umani imitiamo i genitori. Beh, tu stesso oggi hai rappresentato come hai acquisito nel dettaglio come suona uno. Alcuni dei modi, ce ne sono molti altri, però poi quando io vado a sentire Tony Arco, sento Tony. Nel senso che mi mischi e metti al momento certo. Quello che ti sembra giusto. E questo è il discorso della resilienza, cioè certo. La differenza tra me... 20 o 25 anni fa, dove comunque suonavo tanto ed ero richiesto, e me oggi, e che all'epoca era come se cambiassi sempre di abito, ok, faccio questa cosa, sono in quel modo, poi sono in quell'altro. Adesso sento il beat, sento il respiro della musica e lascio cadere le cose. Magari vai a finire a suonare alla Elvin, ma non sto più pensando a Elvin. Certo. È perché la musica mi porta lì. No, non è sovrapposto, non è che sto rifacendo... ti faccio un esempio. Una volta, tanti anni fa, un mio allievo molto bravo venne a ascoltarmi, e gli chiesi di suonare un pezzo, ho detto dai suona un pezzo. Mentre suonava avevo capito non solo chi stava imitando, ma da che disco. E gli ho detto, tu oggi hai ascoltato Crescent di Coltrane. Ha detto, come fai a saperlo? Perché stavi suonando in quel modo. Non c'entrava un cazzo col brano che stavi suonando, stavi imitando quello che ho sentito oggi. Era ovvio per me. Vedi? Allora, ci sarebbero molti altri modi. Ne voglio descrivere altri due velocemente per non farla troppo lunga. E niente, poi spero che... questa cosa sia utile. Allora, un altro modo, arm breaking. Fai la velocità. Dal disco Morning c'è un brano che si chiama Elon Ken Betty. Ah, sì. Ok. Il beat, allora, quando ascoltavo quello tipo di stile e cercavo di imitarlo anni fa, avrei suonato così. E ancora una volta, artificiosamente richiama quel tipo di pronuncia, ma mancano gli spazi. Come faccio oggi? Faccio così. Di che si tratta? Uno, German grip. Perché German grip? Perché c'è più latenza, perché c'è il peso della mano sulla bacchetta. Due, bacchetta larga. E faccio tutto dal medio. Questa combinazione di fattori, di tutte le cose che ho provato a fare, è quella che più mi aiuta a suonare in modo naturale, in quello stile. Ti faccio sentire una velocità maggiore. 1, 2, 3, 4. Rimanendo a questa velocità, passo da modi di. Passo in. Con suono in alcuni dei modi che ho descritto adesso e senti le differenze. 1, 2, 3, 4.
altri ce ne sarebbero, ma per concludere, non fare una palla troppo lunga per oggi, magari faremo un'altra puntata, descrivo il modo verso sinistra. Questo è il modo più da big band, più backbeat oriented, che mi fa venire in mente batteristi come Belson, come Buddy Rich o come Joe Morello, che è questo. Qualcuno avrà visto, molti di voi hanno visto quel piccolo cameo che Freddy Gruber fa nel video di Dave Wecko, sì, 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 dove parla, dice queste cose quasi incomprensibili, alla fine dice some guys go to the right, some guys come to the left, some guys play the time so open that it's almost vertical. Ok, open, bendo, vertical, almost vertical, to the right, eccetera. Impressionante quanti dettagli ci sono. Senti Tony, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui e per averci regalato. Mi piace questa... dire un'altra cosa per concludere. Sì. Queste sono cose di cui parlo da anni, i miei allievi nelle scuole o privatamente mi sentono fare questi discorsi e fino ad oggi non avevo mai deciso di renderli pubblici attraverso queste cose che sto facendo. E la ragione per la quale mi sento di farlo e perché naturalmente prima non è che non lo facessi perché volevo tenermi i miei segreti, ma come dire, non sapevo quanto potessero interessare alle persone queste cose. A quest'età trovo che sia giunta l'ora per quelli della nostra generazione di cominciare a passare il testimone, quindi è giusto che queste cose non vengano perse, così come le ho imparate dagli anziani, da quelli più anziani di me quantomeno, la ruota sta girando per me per andare in quella direzione, quindi se queste informazioni che non mi appartengono, io sono solo uno dei tanti tramiti, circolano e creano positività e risolvono problemi a persone, mi fa solo felice a questo punto della mia vita. Guarda, hai aperto una porta molto importante perché la nascita di questo canale YouTube, nel quale ci sto mettendo veramente tante energie, e ringrazio tutti i ragazzi che ci stanno seguendo e che ci sostengono, quindi che si iscrivono al canale, che mandano i messaggi, e quando c'è questa lezione, quando c'è quell'altra, è proprio riallacciato al discorso che stavi facendo, cercare di lasciare qualcosa per i ragazzi giovani, per quelli che stanno iniziando, per far capire che non c'è nulla di scontato, non esistono applicazioni che tu schiacci il bottone e diventi bravo a suonare, no. Quindi bisogna farsi il mazzo, quindi bisogna conoscere, ascoltare, e quello è un po' il messaggio che vorrei arrivasse a tutti. Quindi ringrazio ancora una volta Tony. Grazie alla Lantec che ci sostiene in questo progetto. Permettimi di ringraziare allora anche i miei marchi. Sono un orgoglioso endorser della Lantec, come bacchette, delle batterie Tama, dei piatti Zildjian. Grazie appunto ai marchi che mi supportano. Grazie a Stefano per questa bella iniziativa. Saluto tutti e spero che tutto questo vi sia utile. Grazie a tutti. A presto. Ciao. Ciao.